5 anni fa in consiglio comunale. 5 anni fa. Perché caro Saverio, io ti ho definito il re solo e ho sbagliato. Avrei fatto bene a definirti l'assente. Ho letto questa sera ben 54 consigli comunali che questa città ha trattato dentro quell'aula su argomenti di gravissima importanza per questa città, dal piano regolatore, dal lago di Lentini, dalle questioni relative alle fasce deboli della città, cioè a dire da tutti i punti del programma trattati dal mio avversario. E sapete cosa? Io ero presente, ma Saverio era assente, l'assente ed il dissidente, perché questo progetto nasce proprio da una collaborazione fra i consiglieri di opposizione, i quali hanno combattuto tutti assieme, trascinandosi l'assente per pietà, per tentare di avere in alcuni consiglieri, in alcuni consigli comunali, una voce in più. Eppure in alcuni consigli comunali, quelli importanti, quelli dove si stabilivano le sorti di queste città, quelli dove l'amministrazione uscente ha proposto il piano finanziario della Tari, la più alta d'Italia, il consigliere Bosco preferiva stare a casa. Non ci si assume la responsabilità stando a casa, caro Saverio. Si viene in consiglio comunale, si studia. Caro Saverio, noi non ci preoccupiamo. Il tuo comizio ha fatto allarmare la città. Sembravamo in un film horror, la paura regnava sovrana. Ma la paura di chi, Saverio? La paura di chi? Perché caro Saverio, forse non ti sei accorto che noi questa campagna elettorale l'abbiamo fatta a suon di confronti, l'abbiamo fatta in tutte le sedi confronti, tutti i network ci hanno chiamato a confrontarci. Ed è proprio in quei confronti che è emersa la sterilità della tua proposta, perché non hai un contenuto. Mentre noi, caro Saverio, abbiamo proposto i fatti, noi abbiamo spiegato alla città come faremo a risanare il bilancio, non abbiamo raccontato favole della nuova politica. E poi, di quale politica stiamo parlando? Il vergine. Ma come vergine? Ma se sei stato candidato al consiglio comunale con il PD, se hai sostenuto Alfio Mangiameli in consiglio comunale, se ti sei sottratto persino a votare contro, a favore della mozione di sfiducia, mantenendo l'amministrazione che tu hai criticato. La coerenza è una cosa importante che alla lunga paga sempre in politica, e a te ti nuocerà la tua ipocrisia, perché dietro di te, caro Saverio, noi abbiamo scoperto esserci molti uomini della politica, i peggiori della politica, caro Saverio. L'abbiamo letto in tutti i giornali questa mattina, caro Saverio. Noi non abbiamo bisogno di confrontarci in questa piazza, perché noi ci siamo confrontati nei quartieri, insieme alla gente. E sapete cosa vi dico?
Solo gli ultimi giorni di campagna elettorale abbiamo visto che il nostro competitor ha preferito e ha capito che forse doveva uscire dal computer e doveva andare fra la gente. Ti manca il confronto con la gente, ti confronti con la tua tastiera, caro Saverio! Oggi, ai margini di questa piazza, manca qualcuno. Evidentemente le strilla e le urla del mio ultimo comizio è servito, non è venuto, ma non è venuto, questa sera non è venuto ed è una scelta di dignità, però ai margini di questa piazza vedo qualcun altro che non è stato malato negli ultimi tempi, non è andato in farmacia, non è andato a trovare il candidato ballottante Bosco perché non era malato. E chi dice che lui è andato in farmacia è un bugiardo, è un millantatore, però ero su questo palco questa sera! Allora, anche lì una lezione di coerenza, una lezione di coerenza. Abbiamo aspettato nell'aria moderata all'amico uscito fuori al primo turno saggio, lo abbiamo aspettato. Con calma, con serenità, con fiducia, al primo turno doveva essere candidato nella nostra lista, ha preferito fare una sua lista, al secondo turno, dopo che si era presentato sindaco, abbiamo sperato che l'area moderata riuscisse a convincerlo che era arrivato il momento di serrare i ranghi, saggio. Non c'è un terzo turno in questa città, è finita la campagna elettorale e tu sei un traditore! Abbiamo troppi traditori in questa città, qualcuno non viene più in piazza, qualcun altro deve cominciare a fare la strada per uscire fuori, lo sapete perché? Perché è finito il tempo delle mele. Qui in questa città qualcuno mi ha preceduto, caro Saverio, ha battuto il PD. Tu hai battuto il PD? Ma quando mai? Caro Saverio, il PD l'ho battuto io con il dissesto finanziario! E tu non ci hai messo un dito! Assolutamente! Assente, 54 volte assente. Oggi è arrivato il momento di cambiare, ragazzi, è finita, noi abbiamo mandato a casa il peggio, adesso è arrivato il momento di convincere questi giovani che sì, possono collaborare come avrebbe dovuto fare Saverio insieme agli altri 9 consiglieri comunali che sono in questa coalizione, non tradendo un'idea che avevamo costruito assieme in consiglio comunale. Potete collaborare, ma collaborerete solo dopo che noi avremo vinto questa campagna elettorale, perché noi